Buongiorno a tutti, grazie di essere intervenuti. Prima di dire qualche parola vi porto il saluto del Rettore, il Professor Pasquale Mistretta. Credo che sia noto a tutti quali siano le difficoltà di vario ordine che gli Atenei italiani e quello nostro in particolare stanno vivendo in questo periodo. Mi ha chiesto di scusarlo, di portare il suo saluto, ma anche di giustificarlo. È impegnato in una credo trattativa sindacale, oltre a qualche altro impegno che adesso non ricordo, quello impegnerà tutta la giornata. Era assolutamente impossibilitato intervenire, cosa che avrebbe fatto molto volentieri. Ovviamente prima di tutto un benvenuto agli studenti. Ci troviamo all'inizio dell'anno accademico, poi il professor Cabras, che è presidente del corso di laurea in economia e gestione aziendale, che è il nostro più numeroso, dirà qualche parola anche lui. Evidentemente l'università è prima di tutto il luogo degli studenti, il luogo dove la funzione didattica è a loro destinata, e quindi diciamo benvenuti per quelli del primo anno, ma ben trovati per quelli degli anni successivi a casa vostra. Ovviamente benvenuto a Gavino San. Inutile perdere parole per illustrarne la figura, altri lo faranno meglio di me dopo. Diciamo, è la seconda volta che lo incontro, che ho il piacere di incontrarlo. Credo che sia anche la seconda volta che viene in facoltà, salvo che non me ne sia sfuggita qualcuna, nel qual caso ben venga che siano anche di più. La volta precedente era intervenuto in una lezione di marketing del collega professor Melis e ci aveva illustrato un caso di studio dal nostro punto di vista, un caso professionale dal suo, che era quella delle note bottiglie con la bella presentazione, e quindi era proprio un contesto didattico in senso proprio. Oggi, grazie alla sua disponibilità, grazie all'iniziativa di Francesca Cabildo e Daniela Pettinao, siamo qui invece per la presentazione del suo ultimo libro. Grazie a Giacomo Mameli, anch'esso non ha bisogno di presentazioni, giornalista conosciuto da tutti, apprezzato, che collabora con noi da tanto tempo, nel senso che qualche volta lo disturbiamo perché ci dà una mano, qualche volta forse magari gli diamo una mano noi, insomma collaboriamo, e la sua presenza direi si può considerare senz'altro di casa, una graditissima presenza qui da noi. Ho già detto delle colleghe che introdurranno il libro e che ringrazio per questa iniziativa. Credo che la vita culturale di una facoltà si arricchisca di questi eventi, e quindi ben venga che ce ne siano altri in futuro. E ovviamente benvenuti agli altri ospiti, che non sono studenti ma che sono colleghi, professionisti, chiunque sia venuto è sicuramente gradito. Ho cominciato a leggere, non l'ho finito per la verità, l'ultimo libro di Gavino San. Non sono un esperto, un critico, né voglio portar via il mestiere a chi appunto oggi si è dato carico di questa presentazione. Mi è sembrato tuttavia un libro molto particolare, in linea forse con la personalità, anzi sicuramente con la personalità del suo autore, una personalità così composita, così ricca. Spero di non offenderlo, forse appena appena un po' narciso, ma lui stesso nel suo libro usa questi termini almeno un paio di volte, almeno nella prima metà, la seconda metà. È un libro che, devo dire, la mia sensazione personale di primo acchito mi ha respinto un po'. Ne ho avuto l'edizione, quella più ricca, e ringrazio l'autore. Mi ha respinto perché era scomodo da leggere dopo cena a letto, troppo ingombrante, troppo pesante. Direi anche in periodo in cui ci stanno facendo fare la raccolta differenziata, anche troppa carta. Anche questa incombenza dell'autore bambino mi ha messo un po' in situazione di soggezione. Tra l'altro ho notato che nella copertina non c'è neanche
l'indicazione dell'editore, bisogna andare nel retro, nella costola, quindi la presenza dell'autore direi che è aggressiva, incombente. Quindi prima sono stato un po' respinto, ero lì a letto che cercavo di rigirarmi, come posso ottenere questo libro. E poi ho cominciato a leggere, direi che ho cominciato a entrare, ho trovato il contenuto direi affascinante. Questa, un aspetto che mi ha colpito di questa prima parte di lettura che sono riuscito a fare è direi il fonte contenuto di sardità dell'autore. Mi riferisco per esempio al richiamo forte ad una figura, all'opera di un artista come Stanis Dessy, considerato da Gavino Sanna suo maestro, mi pare uno dei suoi maestri. Evidenti, alcune volte esplicite, altre volte mi sono sembrate implicite delle reminiscenze derridiane nella trattazione. Tuttavia questa sardità, in modo evidente per la storia del nostro autore, viene esplosa in un mondo globalizzato, dalle campagne elettorali di Nixon a quella di Renato Sol. Ma direi che da questa che questo elemento che io ho creduto di cogliere, insomma, evidentemente vi propongo soltanto qualche sensazione personale, ci saranno tante altre letture ben più appropriate della mia, diciamo, mi suggerisce in una facoltà che guarda al benessere, al progresso, allo sviluppo, come la nostra, che vuole guardare, si propone di guardare, suggerisce che forse questa è la strada. Questa è la strada di chi opera nell'economia in Sardegna. Accettare la sfida della modernità e tuttavia, preservando i nostri valori, la nostra essenza più intima, rimanendo noi stessi. Questo credo che sia il contenuto, il messaggio che almeno personalmente ho colto, tra l'altro da questo punto di vista non tragga in inganno il mio cognome veneto, del quale vado fiero, mio nonno veniva da lì, l'altro mio nonno veniva dal Piemonte, ma ho un forte contenuto di sardità, credo non equivocamente rivelato il mio accento, anche dovuto al fatto che le nonne, una era di Tempi e l'altra era del Goceano, quindi il mio DNA non è, oltre che la mia vita concreta, tutte le mie radici sono assolutamente affondate nella terra che amiamo e condividiamo. Bene, direi prima di procedere darei un attimino la parola al professor Cabras, che vuol dire qualche cosa anche un po' agli studenti per l'inizio dell'anno accademico. Prego.